Questa è la sesta tappa di un giro per l'Italia, un giro solidale che Intesa San Paolo ha voluto compiere a metà del proprio piano industriale. Abbiamo iniziato in modo strutturato nel 2018 a fare delle iniziative in ambito sociale ad alto impatto, non che prima non le facessimo, la banca da sempre ha questa vocazione. Però abbiamo annunciato a tutti gli stakeholder che ci saremmo occupati nel quadriennio 2018-2021 di erogare 10.000 pasti al giorno, abiti, farmaci e vestiti alle persone in condizioni di fragilità e di bisogno. Ecco, la giornata di oggi rientra nel filone dell'erogazione dei pasti, ma fatemi dire, non solo. Siamo a metà del piano industriale, gli obiettivi che ci eravamo dati li abbiamo ampiamente raggiunti, ma ci sembrava opportuno incontrare le persone alle quali facciamo arrivare il nostro aiuto, e quindi non basta un aiuto a distanza secondo noi, ma è importante conoscere queste storie di fragilità, incontrare le persone che stiamo aiutando attraverso i progetti sociali della banca. Oggi con noi ci sono anche 40 volontari, abbiamo 80 bambini, abbiamo 250 persone in condizioni di fragilità. Vi dicevo che è la sesta tappa, non c'è sabato e non c'è domenica di dicembre che non facciamo questi eventi, aprendo casa nostra, perché le nostre mense sono il luogo dove noi dipendenti di Intesa San Paolo pranziamo tutti i giorni, e ci sembrava bello che il messaggio da passare fosse: apriamo le case di Intesa San Paolo e non offriamo soltanto il pranzo delle feste, ma offriamo noi stessi, offriamo la nostra compagnia, offriamo la condivisione di un momento così importante. Per chi è solo e in condizioni di difficoltà, il Natale può essere anche un momento così di solitudine e di tristezza. Ecco, oggi non deve essere così. Non pensiamo di avere la risoluzione di tutti i problemi, però pensiamo che siamo una goccia probabilmente nel mare, ma una goccia potente. Per fare questo intervento abbiamo fatto sistema con tantissime altre realtà, da Caritas Italiana, Caritas Diocesane, a sua volta le associazioni che lavorano insieme alla Caritas Diocesana, e poi un grazie veramente di tutto cuore per esempio a Pellegrini. Pellegrini è il gestore della nostra mensa, di tante mense in Italia. Oggi noi siamo qui e loro ci hanno aiutato a organizzare questa giornata, e quindi hanno rinunciato anche loro a una parte dei loro profitti per sostenerci. Un'altra cosa mi fa piacere dire: non è l'operazione buona di Natale che molto spesso si pensa le aziende facciano, questo è un metà percorso di un percorso che dura 4 anni, e noi oggi raccogliamo del denaro attraverso la donazione anche dei nostri dipendenti, una donazione assolutamente volontaria. Tutto quello che verrà raccolto verrà devoluto alla Caritas Diocesana, quindi in questo caso alla Caritas di Milano, ma quello che viene raccolto e devoluto anche alle Caritas di altre città che ci hanno accolto, proprio per fare in modo che nell'anno successivo gli empori solidali possano essere riforniti di materie prime che poi vengono donate alle persone in condizioni di bisogno. Quindi non è una cosa tanto per fare, ma è frutto di un disegno, di un progetto che continua nel tempo. Ultima cosa: cosa c'è di meglio della bellezza, della cultura e dello stare insieme con gioia? Bene, dopo questo pranzo ci sarà l'esibizione di un coro di bambini. Bambini che abbiamo tolto alle periferie, sono stati tolti alle periferie, hanno iniziato un percorso importante per imparare la musica, imparare a stare insieme, e li abbiamo sperimentati nelle precedenti tappe. Avremo la gioia di ascoltarli anche qui a Milano nella nostra mensa.